Reddito di cittadinanza e Europa. Sì, torniamo sul reddito di cittadinanza. Perché io sono Serafino Massoni, ipotesi non fingo. La Commissione europea critica fortemente il fatto che il governo di Giorgia Meloni abbia abolito il reddito di cittadinanza. Sì. Io la notizia la leggo qua sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Dice che ha peggiorato la situazione sociale italiana e ha aumentato il numero dei poveri. Quello che ha fatto il governo Meloni si dice che peggio. È una toppa peggio del buco. Sì, capito? Capito Giorgia Meloni? E la Commissione europea. Tu Giorgia Meloni so che ti vanti tanto perché dici che ti vogliono tutti bene, ma so tanti invece quelli che sono ancora più importanti e non ti vogliono bene. Nella fattispecie giuridica concreta è la Commissione europea che ha scritto a chiare lettere che hai sbagliato a togliere il reddito di cittadinanza introdotto pochi anni fa dal movimento pentastellato. Hai fatto male perché il reddito di cittadinanza sta scritto nella nostra Costituzione repubblicana e antifascista. All'articolo 3,2, io me lo ricordo, I remember, a memoria, è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena realizzazione della dignità umana. Tu Giorgia Meloni non la vuoi la piena realizzazione della dignità umana? Perché hai tolto il reddito di cittadinanza? Perché invece di togliere il reddito della cittadinanza, perché invece di togliere il reddito di cittadinanza non hai dichiarato guerra all'evasione fiscale? Tu lo sai, Giorgia Meloni, che l'Italia sta al primo posto in Europa come evasione fiscale? Lo sai che è un peccato mortale l'evasione fiscale? Per chi evade il fisco? Chi evade il fisco va all'inferno, Negli Stati Uniti d'America chi evade il fisco va in galera, sai, Giorgia Meloni, lo sapevi tu questo? E vuol dire rubare, fare l'evasione fiscale vuol dire rubare, Giorgia Meloni. Prima di togliere il reddito di cittadinanza, tu dovevi dichiarare guerra a oltranza contro l'evasione fiscale. In Italia abbiamo la magistratura, l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, che attendono soltanto di combattere questa battaglia contro gli evasori. Sono tanti, sono tanti gli evasori fiscali, Giorgia Meloni, sono tanti. Beh, insomma, non è vero che tutti ti vogliono bene, non è vero. Non è vero. Solo tra tutti quelli che ti vogliono bene, però, ci puoi mettere pure Serafino Massoni, perché Serafino Massoni è un uomo buono e vuole la tua salvezza. Quindi, visto che hai fatto tante piruette, fanne un'altra di piruetta. Torna indietro, rimetti il reddito di cittadinanza e te salverai, e anche la Commissione europea ti vorrà bene. A te Giorgia Meloni e a tutti voi tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.